Sono in diretta. Sì. Ah, siamo a Casal di Principe. Il camper l'abbiamo imbarcato perché lo raggiungo dopodomani in Sardegna, perché non facevamo in tempo. Arrivo. Ciao. E c'è gente pure nonostante la pioggia, e scendiamo. Forza. Eccoci. Buonasera a tutti. Coraggio, con permesso, oh Nico, allargatevi. Ciao ragazzi, Piano. È un gradino, vai. Nico. Mandiamoli a casa, Alessandro. Ragazzi, a posto. È la prima volta che non arriva. Fate passare. C'è un gancio. Ci stanno pure le acciughe. Io le adoro le acciughe. Signori, dovete stare indietro. Buonasera a tutti. Allora, questa sera mi presento, sono il candidato al collegio uninominale Campania 205 di Aversa, sono Nicola Grimaldi, ho 37 anni. Allora dicevo, sono Nicola Grimaldi, ho 37 anni e sono il candidato per il collegio uninominale Campania 205 di Aversa, che comprende 24 comuni, tra cui Casal di Principe, la città che ospita stasera questo meraviglioso evento. Lo faccio, Nella vita sono un direttore sanitario. Allora, nella vita sono un direttore sanitario e mi occupo di organizzazione sanitaria e quindi conosco bene le criticità del nostro sistema sanitario. Ragazzi, vi posso assicurare che sono tantissime e viviamo in una regione in cui siamo gli ultimi della classe per quanto riguarda la sanità. Abbiamo liste di attesa lunghe, ambulanze non disponibili e a
dare la prestazione a tutti i cittadini, a quelli che la richiedono. E soprattutto quando sono al lavoro ci sono molte persone, soprattutto gli anziani, che non possono arrivare, non possono chiedere una prestazione sanitaria perché non hanno soldi. E vi chiedo una domanda che mi pongo sempre e la pongo anche a voi: vi sembra normale che accada tutto ciò in un paese civile? Vi sembra normale che in Campania non vengano erogati i livelli essenziali di assistenza? Mi sembra normale che in Campania il governatore della Campania allo stesso tempo è controllore e controllato per quanto riguarda la materia sanitaria? Oltre ad essere un medico, sono anche un padre di un bambino di 5 anni. Questa sera, questa sera voglio ringraziare pubblicamente il lavoro che svolge tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle a livello regionale, perché svolge un ottimo lavoro. Svolge un ottimo lavoro. Soprattutto tagliandoci gli stipendi, hanno donato a Toledo Mare. No, ragazzi, ma sì, non si può fare così. No. Se avete un megafono o qualcosa sistemiamo, perché così non si riesce a fare. Va bene la presa dell'acqua. Sì, è la presa dell'acqua. Occhio, Speriamo bene, la presa è tutto bagnato qua su. Sacrifico il mio cappello, eh? No, no. Ragazzi, soprattutto dicevo, calmi, ora sistemiamo, non è che tutti, ognuno dice quello che dice. Soprattutto dicevo, il gruppo regionale ha donato a Loreto Mare delle apparecchiature diagnostiche per adulti e per bambini. E il nostro governatore cosa fa? Ci addita come disonesti, come incompetenti. Allora vi chiedo, sono loro gli onesti che trattano con i camorristi per lo smaltimento dei rifiuti chiedendo mazzette da 25.000 euro? O noi i disonesti che doniamo apparecchiature diagnostiche agli ospedali tagliandoci lo stipendio? Credo che la domanda sia retorica, cioè sia solo una risposta. Siamo solo noi gli onesti. Questo è uno dei motivi per il quale mi sono avvicinato al Movimento 5 Stelle e sono felicissimo di rappresentare il mio territorio, la mia terra con il Movimento 5 Stelle, e soprattutto voglio farvi notare che, a differenza delle altre coalizioni che non hanno potuto mettere rappresentanti del territorio, e soprattutto mancare di rispetto e far scendere la dignità, far calpestare la vostra dignità, la nostra dignità. Questo rispetto continua in queste terre, soprattutto candidando quasi tutte le persone indagate, e ne abbiamo gli esempi di tutte le liste. In conclusione, quello che voglio dire è che il 4 marzo, quando voterete il Movimento 5 Stelle, non voterete per i candidati, per noi, ma lo voterete per voi, per i vostri figli, e tutto ciò per dare una giustizia a tutte quelle persone che si sono, tutti quei bambini, quelle madri, quei padri che nei nostri territori si sono ammalati e sono morti di tumore, per far arricchire altre persone, perché sono arricchiti solo loro si sono arricchiti, si sono saziati, come avete visto nel video, si dovevano saziare. Allora quello che dico e che vi voglio trasmettere è che solo con una X, con un segno di matita, voi potete dare l'unica vera opportunità di ripresa a questo territorio, e questa X la dovete apporre sul simbolo del Movimento 5 Stelle, che è un simbolo di onestà, coerenza e lealtà. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Grazie innanzitutto per essere qui con noi nonostante la pioggia, però sia la pioggia che la venuta di Alessandro in Campania hanno sempre portato bene. Bene. Io sono prima moronese, sono
sono già una vostra portavoce in Senato e sono candidata all'uninominale sempre per il Senato nel collegio Caserta Aversa. Io chiedo ad Alessandro di stare qui a fianco a me, perché Alessandro, loro lo sanno già, ma forse tu non ne sei a conoscenza, e quindi io oggi ti do il benvenuto a Caserta, che è la provincia che non solo si trova al centro della Terra dei Fuochi, ma è anche la provincia che in una classifica nazionale è risultata ultima per qualità di vita. E questo dobbiamo dire grazie per questo ai partiti che hanno governato questo paese, quelli di destra e di sinistra, da Berlusconi a Renzi. Grazie a questi signori noi siamo ultimi in tutto. E non basta. Il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità in una recente intervista ha dichiarato che chi nasce in Campania ha un'aspettativa di vita di 4 anni in meno e chi addirittura nasce nell'area metropolitana di Napoli vive mediamente 8 anni in meno in confronto agli altri italiani. È una situazione agghiacciante. Noi l'abbiamo denunciato in Parlamento in questi 5 anni, ma non hanno fatto nulla, anzi non hanno voluto fare nulla. La nostra terra ormai viene identificata come la terra dei fuochi e la terra in mano alla criminalità organizzata, ma io non ci sto, non lo accetto più. Non dobbiamo accettare che i cittadini casertani vengano associati a questi termini, alla terra dei fuochi e alla criminalità organizzata. La maggior parte delle persone, dei cittadini, è gente come noi che lavora, che fa fatica ad andare avanti, fa sacrifici, tanti, troppi, e non è giusto essere appellati in questo modo, perché abbiamo una classe politica balorda e corrotta che viene dai cittadini solo in campagna elettorale a raccattare qualche voto anche a costo di 10 euro. Dobbiamo dire basta, il basta deve partire da queste terre, dalla nostra terra. Gli dobbiamo dare una batosta talmente forte che li dobbiamo far scomparire per sempre. E allora, noi lo sappiamo benissimo che cosa significa avere la politica corrotta, perché noi in Campania, la Campania è in mano alla famiglia De Luca. Sappiamo benissimo chi è. Il capo tribù, Vincenzo De Luca. Condannato a vario titolo, che ha piazzato in politica i suoi due figli, e come nelle migliori tradizioni di famiglia e come nella tradizione del Partito Democratico, anche loro sono indagati, uno per bancarotta fraudolenta e l'altro, grazie all'inchiesta di Fanpage, risulta indagato per corruzione, per tangenti, per quanto riguarda gli appalti sullo smaltimento delle ecoballe in Campania. Noi dobbiamo dire basta, perché la Campania è in mano a questa famiglia e grazie a Renzi la famiglia De Luca ha in mano anche la sanità, e se andiamo di questo passo, quando avremo bisogno di cura, anziché chiederci la tessera sanitaria, ci chiederanno la carta di credito, e noi non lo possiamo permettere. Noi vogliamo gente competente nelle posizioni apicali, soprattutto in campo sanitario. Vogliamo gente che sia lì per merito, per concorso pubblico, e non nominati dalla politica, dai partiti che li valutano solo per quanto fritture di pesce offrono in campagna elettorale. Basta! E poi dicono che va tutto bene, la stampa, la TV dicono che va tutto bene, ma a me non sembra. Avete mai fatto il conto di quanti sindaci nel casertano sono stati arrestati per corruzione? Io non lo riesco a fare più il conto. Nel mio comune, l'ex sindaco, situazione di un paio d'anni fa, è stato arrestato per una tangente di 70.000 euro per un appalto di lavori su un edificio. E mentre era in galera, è stato sopraggiunto da un altro avviso di arresto, un altro mandato di arresto, per una truffa che aveva organizzato con i danni utilizzando i soldi pubblici, soldi che dovevano servire per progetti per i meno abbienti, per le fasce più deboli, per gli anziani non autosufficienti. Allora capite bene che non va tutto, che non è tutto a posto, che non sono i competenti loro come auto si definiscono. Loro sono quelli che ci hanno portato a questa situazione.
noi in Commissione Ambiente abbiamo fatto un lavoro straordinario e nel programma è per questo motivo che abbiamo voluto inserire un capitolo specifico per quanto riguarda la terra dei fuochi e le bonifiche. Noi grazie al Movimento 5 Stelle abbiamo fatto approvare la legge sugli ecoreati che fa diventare il reato ambientale un reato penale, quindi punibile con la galera e non più con una multa. Ma non basta, noi vogliamo inserire nella normativa tempi certi e punizioni, sanzioni per quei funzionari pubblici che bloccano l'iter delle bonifiche. Io riduco un attimo l'intervento perché sta diluviando, però abbiamo ben presente com'è la situazione. Quello che a me preme sapere ora è voi da che parte state? Vi faccio delle domande. Volete aiutare il Movimento 5 Stelle a togliere i politici corrotti dalle istituzioni? Sì o no? Sì! Volete tempi certi per le bonifiche? Sì o no? Sì! E allora questo significa due cose. Uno, che siete gente onesta. E due, che il 4 marzo potete votare solo il Movimento 5 Stelle. Grazie! Mi sentite? Sì! Ok. Ragazzi, laggiù no, io mi sto sgolando, sta diluviando e ce la metto tutta. Spero che la voce arrivi anche giù in fondo. Che qua la condizione qua è complicatissima, è inutile che stiamo qua a raccontarcelo, lo sappiamo perfettamente. Io neppure sono candidato, ce la sto mettendo tutta perché sto paese tutto da nord a sud è purtroppo in mano al malaffare, in mano alla mala politica, lo sappiamo. Agli scettici, alle persone magari giù lontano che neppure vedo perché sono giustamente aperti gli ombrelli, io dico per quale motivo reputo che il Movimento 5 Stelle ce la possa fare. Io il governo De Luca, santa pazienza. Perché reputo appunto che il Movimento 5 Stelle possa farcela. Siamo perfetti? No. Amministrare questo paese sarà complicato, difficilissimo. La bacchetta magica non ce l'abbiamo. Però guardate come siamo stati in questi 5 anni, il tipo di denunce che abbiamo fatto. Non abbiamo mai avuto timore di metterci di traverso al sistema, di dirgli no alle Olimpiadi del Mattone, De Montezemolo, Caltagirone e Malagò. Un attimo, non ci siamo mai persi d'animo. Continuiamo a fare politica come il primo giorno, attraverso l'autofinanziamento. Io sto girando tutta l'Italia in camper e non sono candidato. La regola dei 2 mandati abbiamo, che è fondamentale, perché tu in quei palazzi non ci puoi stare tutta la vita. Candidiamo soltanto incensurati. Abbiamo restituito 23 milioni di euro. Non abbiamo preso un euro di finanziamento pubblico e soprattutto, a me questo mi dà fiducia, soprattutto, non abbiamo conflitti di interesse. Io vedo che questo paese sta morendo di conflitti di interesse. Io quando sono entrato in Parlamento pensavo che il conflitto di interesse riguardasse soltanto Berlusconi, mi sbagliavo. Il conflitto di interesse riguarda tutta la politica. Non si riesce a fare un piano energetico nazionale per uscire dalle fonti fossili e tra l'altro investendo nelle fonti rinnovabili si creano posti di lavoro. Perché? Perché di fatto qualche ras del petrolio finanzia le campagne elettorali dei politici. Non si riesce a fare una vera legge anticorruzione perché i partiti politici sono pieni di corrotti e quindi sono in conflitto di interessi con qualche portatore di voto. Va bene. Volevo fare quello un po' male proprio. Mi senti? Mamma mia! No, sotto no, che non mi vado sotto no. Non si riesce a fare, vi dicevo, una legge magari sulla trasparenza bancaria per tutelare il risparmio dei cittadini. Perché? Perché i partiti politici sono ormai infiltrati da uomini che provengono dal capitalismo finanziario. E vi posso fare nomi e cognomi. Monti, Draghi, Prodi, tutti provengono da Goldman Sachs, una banca d'affari. Cioè, è incredibile quel che è diventato il sistema. Ma io neppure ve lo devo dire perché lo sapete perfettamente. Sapete in questi territori come funziona il sistema. Il politico si lascia corrompere da qualche delinquente e magari gli restituisce il favore perché il delinquente gli permette le elezioni tramite finanziamenti o pacchetti di voti. Gli restituisce il favore tramite un appalto gonfiato, tanto paghiamo tutti quanti noi, magari che riguarda pure il sotterramento della Monnezza o di rifiuti tossici sotto casa nostra. Sono 5 anni che ne parlo e di Terra dei Fuochi non è solo questa, tanti luoghi d'Italia sono inquinati al massimo, ma l'inquinamento, credetemi, è prodotto da questo osceno conflitto di interessi.
e dalla logica del finanziamento della politica. Vi faccio un esempio: nel 2006 Riva, il patron dell'Ilva che poi è morto, finanziò contemporaneamente Berlusconi e Bersani. A Bersani diede 98.000 euro, e parliamo di finanziamenti illeciti, a Berlusconi diede 240.000 euro a Forza Italia. Qual era la logica sua? Io finanzio tutti quanti, da destra e sinistra, tanto vince uno, vince l'altro, mi dovrà restituire il favore, questa è la logica. Quindi, infatti negli ultimi anni sono stati fatti tanti decreti salva Ilva, nessun decreto salva i cittadini di Taranto, eppure là se muore di tumore. E io vado in televisione e cerco di parlare di questa roba, e mi dicono soltanto le domande, alleanze contro alleanze, commenta quello che ha detto Renzi, commenta quello che ha detto Ben, io non ne posso. Anche oggi si ha difficoltà a riuscire a parlare delle idee del programma, e poi magari qualche giornalista mi dice: io non ho capito il vostro programma. Non me lo chiedete, io ci provo, io ci sto provando ogni giorno, sapendo che ti interrompono ogni 4 secondi, provando a tirare fuori una frase e fare una denuncia, sapendo che appena tiri fuori una cosa ti mandano la pubblicità. Io ragazzi, io ce la sto ammettendo tutta, però a un certo punto sto popolo si deve pure svegliare, sto popolo si deve pure svegliare. Io me lo auguro, me lo auguro. L'unica cosa, purtroppo una parte di voto è controllato, lo sapete, i partiti politici lo controllano, voto di scambio, ci sta qua a Casal di Principe, ma ci sta pure a Roma, ci sta pure a Milano, il voto, cambiano le tariffe magari, ma il voto di scambio c'è dovunque. Una parte di voto è controllato, purtroppo una parte di voto i partiti politici la controllano. Per cui è necessario convincere le persone ad andare a votare, poi votassero quel che vogliono. Però nel momento in cui aumenta il numero di italiani che va a votare, l'incidenza proprio dal punto di vista matematico del voto controllato diminuisce. E io trovo assurdo, oggi ognuno farà quel che vuole, ma io trovo assurdo il ragionamento: per fare un torto al sistema non vado al voto. Cioè sì, in realtà i partiti politici nel momento in cui cala il numero dei votanti godono, perché fanno finta di dire in televisione: ah, qua è un dramma per la democrazia, l'astensionismo, che brutta cosa, dobbiamo riavvicinare i cittadini alla politica, poi in piazza non ce ne vengono mai. Ma il problema è che in realtà godono, sono contenti, perché una parte di voto riescono a controllarlo. Per cui cioè, bisogna far capire alle persone che non vogliono andare al voto che chi non va al voto per fare un torto a certi partiti in realtà sta facendo un favore proprio a quei partiti che lo spingono a non votare. E poi mica è giusto, io trovo una roba che non è giusta, che il Movimento 5 Stelle venga, non lo so, accusato di qualcosa che hanno fatto gli altri. Scusate, io sono cittadino come voi, l'alternativa mia era me ne andavo dall'Italia, come tanti se ne vanno qui dalla Campania, vanno a nord, non ci sta manco lavoro a nord, quindi finiscono a fare i lavapiatti a Londra e poi ci chiamano a noi: vi prego fateci tornare. Ma noi ce la stiamo a mettere tutta, però dite pure amici e parenti che votare, non votare a 5 Stelle, fate quel che volete, ma non si possono rivotare gli stessi che ci hanno messo in queste condizioni. Santa pazienza! No, non è democrazia, questo è masochismo, ma perché? Perché? Giù gli ombrelli. Che è successo? Sembra la voce da... si è ripresa la casa. Alessandro! Viva San Battembello! Che è successo? Ok. Scusami. Basta con queste foto. Vedete i sombrelli, viola qua pure, viola qua pure. Sì, però a un certo punto io sono 5 anni che me la prendo a morte con la corruzione della politica, il sistema, la politica. Giù quei sombrelli! Sto a prendere la colui, giù l'ombrello! Forza! C'hai il cappuccio! Io lo so che ci stanno corrotti, come dicevo che il Parlamento è pieno di zumbavere, te lo so! Però a un certo punto ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità, perché se gliela lasciamo passare tutte quante continueranno a passarci sopra sempre, è così, e gliela abbiamo lasciate passare tutte quante, e non quando li abbiamo votati e basta, ma quando ci siamo disinteressati della politica, abbiamo abbassato la testa, magari vediamo qua arrivare un onorevole e gli parliamo alle spalle, però non ci abbiamo il coraggio di andarle a dire: oh, io ti ho votato, io sono il tuo datore di lavoro in Parlamento e tu devi rispettare un patto, altrimenti fuori dai coglioni. Questa è la logica che deve funzionare. Io ve lo dico,
dato che non abbiamo questi conflitti di interesse, credo, scusa un attimo, credo che saremo capaci, ve lo auguro, non lo so, però credo che saremo capaci di portare avanti un programma. Che vogliamo fare? Uno, vogliamo istituire una banca pubblica di investimento sul modello tedesco, perché in Germania le imprese funzionano anche perché vengono sostenute da questa banca, sono più competitive delle nostre e quindi magari ci fregano pure fette di mercato. Due, vogliamo istituire il reddito di cittadinanza, che non è assistenzialismo minimamente, ma figuratevi se io sto girando tutta Italia con un camper, con la mia famiglia, col bambino di quasi 5 mesi, per, fermi, nell'idea di voler regalare quattrini ai fancazzisti, ma fermi un attimo, fermo! Vorrei applaudire, anche perché avete vinto 2-0 e siete usciti stasera, colpa, non so, mi dispiace, stasera ti favo nato, ve lo giuro, perché non potevo dire diversamente, se no. Quindi calmi! Come Maradona della politica! Grazie! È in classe! Grazie! È meglio Pelé, mi dico. Meglio Pelé? Meglio Pelé. Ho studiato? No, basta, dico, mi portavi a questo. Allora, fermi qua. Lo so. Figuratevi se io... Sto girando l'Italia per parlare di una proposta e regalare denaro a chi non vuole lavorare. La verità è che i partiti politici contrastano questo reddito di cittadinanza, che è la nostra salvezza, soltanto perché ostacolerebbe questa logica del voto di scambio, che è il cancro dell'Italia, e certi politici senza il voto di scambio non verrebbero eletti manco dai familiari più stretti, proprio perché li conoscono bene. Per questo non vogliono il reddito di cittadinanza, né perché si tratta di assistenzialismo, perché non è affatto vero, né perché si tratta di assistenzialismo, perché non è affatto vero, e né perché non ci stanno i soldi per finanziarlo, perché costa 17-18 miliardi all'anno. E io quest'anno ho visto Gentiloni trovare 20 miliardi di euro in 24 ore in un consiglio dei ministri per salvare le banche che i loro signori hanno spolpato. Come funziona? Fermi, come funziona questo reddito di cittadinanza? Perché in piazza uno ha un po' più di tempo per spiegarlo, no? Perché in TV ti interrompono e non hai programma, però non ho capito, volete regalare i soldi? Ogni volta io continuo ad andarci, sono andato pure dalla D'Urso e l'ho fatto per voi, io ci sono andato per voi. È così. È stata pure corretta. È stata corretta. È vero, mi ha fatto più parlare. Non ho capito. No, ma per me vota la D'Urso, vota Movimento 5 Stelle, sono convinto. Tra l'altro ve lo dico, ci stanno ste lampade accecanti, là c'è una temperatura nello studio della D'Urso di 90 gradi. Comunque. No, come funziona? Perché pensiamoci bene, un cinquantenne che perde il lavoro, che fine fa? Diventa un fantasma in questo paese, un cinquantenne, un sessantenne, pure un quarantacinquenne, troppo giovane per finire per andare in pensione, tanto ci mandano in pensione sempre più tardi, e difficoltà a trovare un altro lavoro. Funziona così. Quindi cosa abbiamo pensato? Di garantire un reddito di dignità appunto al cinquantenne che perde il posto di lavoro, a patto che lavori 8 ore a settimana nel suo comune d'appartenenza. Anche qua a Casa di Principi ci sarà bisogno di lavori socialmente utili da portare avanti, ci saranno delle problematiche. Due, si inserisca in un percorso formativo attraverso la riforma che vogliamo fare dei centri per l'impiego, potenziandoli, e si formi a nuovi mestieri, perché nel frattempo i quattrini che si prende come reddito di cittadinanza li spende qua a Casa di Principio, li spende in quel negozio, quella pasticceria, in quella friggitoria, eccetera eccetera, rimettendo un po' in circolo l'economia del luogo, per esempio di Casa di Principe. Questo genera un percorso virtuoso, una manovra economica espansiva, si creano posti di lavoro, e magari quella pasticceria che nel frattempo ha aumentato il lavoro, il fatturato eccetera eccetera, non ha bisogno di assumere un pasticcere in più, e magari andrà a pescare proprio un tizio, un cinquantenne, che nel frattempo si è formato, è diventato un pasticcere, ha imparato questo mestiere, che riceve il reddito di cittadinanza, e nel momento in cui appunto accetterà questo posto di lavoro perderà questo reddito, e questo reddito andrà a sostenere magari un ragazzo che esce dall'università, che ancora non c'ha lavoro e non può andarsene a Londra a portare ciò che ha imparato magari a imprese straniere, giusto? Che c'è di sbagliato? Non lo vogliono perché contrasterebbe questo cancro del voto di scambio. E ripeto, la politica lo controlla ancora il voto. C'è una parte di voto controllata e noi ci dobbiamo liberare, non gli dobbiamo dare niente. A De Luca non gli dobbiamo dare niente, perché niente ci hanno dato a noi. Non gli dobbiamo dare niente a sta gente. Abbiamo la casa comunale piena di manifesti. Fatti un giro da come dopo? Suggerire certo, dopo vengo da voi, figuratevi, qua sto.
Il piano energetico nazionale che abbiamo scritto e presentato 2 anni fa produrrà posti di lavoro, perché investendo nelle fonti rinnovabili si generano posti di lavoro. Perché non lo fanno? Perché sono stupidi? No, perché di fatto magari hanno le campagne elettorali finanziate da qualche rust del petrolio, qualche boss del petrolio, il quale deve fare quattrini con le trivellazioni e la politica li restituisce il favore. Questa è la logica. Infatti io mi fido ciecamente del Movimento 5 Stelle, no, perché noi siamo diciamo ontologicamente diversi. Mica veniamo da Marte noi, non veniamo da Marte, ma abbiamo delle regole ferree che, se fatte rispettare con intransigenza, riducono la possibilità di contaminazione, non la eliminano, perché non possiamo cambiare l'essere umano, l'avete visto in questi giorni, qualcuno dei nostri, pochi, ma noi li sbattiamo fuori pure se non commettono un reato, anziché restituire faceva finta. Ma io sono incazzato, su questo posso incazzarmi io che ho restituito più di 200.000 euro quattrini che mi servirebbero. Le sanguisughe non si sono tagliate 1 euro di stipendio in questi anni, devono tacere! Le cosche che stanno dovunque, mica solo in Campania, no, il crimine organizzato che si è infiltrato in Emilia Romagna, sciolgono i comuni per andrangheta e per mafia in Emilia Romagna, si è infiltrato in Piemonte, dovunque, perché chiaramente grazie all'assenza di una vera legge anticorruzione il crimine organizzato si espande, cresce, si rafforza. È evidente che oggi sia la corruzione l'arma principale in mano alle cosche, l'abbiamo visto con i servizi di fanpage. Senza la corruzione, senza certe valigette, i delinquenti, i camorristi, gli andranghetisti, i mafiosi non riuscirebbero a ottenere determinati appalti, lo sappiamo che è così, però non si affronta il tema della corruzione, oppure ci prendono ancora più per il culo. Qualche anno fa hanno fatto in questa legislatura una legge anticorruzione, ecco l'abbiamo fatta, no? E cosa hanno fatto soltanto? Hanno alzato le pene, uno dice torna a casa, alzate le pene sulla corruzione, beh, è una cosa giusta, per carità, chi è contrario? Ma in realtà in questo paese i corrotti in galera non ci vanno, pochissimi, siamo uno dei paesi più corrotti al mondo, ma con un numero molto basso di corrotti in galera, quindi tu puoi pure alzare la pena 1 miliardo di anni da scontare, ma se poi i corrotti queste pene non le scontano, è inutile. Tu invece devi dotare la magistratura e soprattutto le forze di polizia di strumenti principali e maggiori per poter aggredire la corruzione. Uno, vogliamo riformare sta benedetta prescrizione, perché tanti processi in questo paese finiscono a tarallucce e vino, perché la legge se la sono riformati i politici per salvarsi il deretano da determinati processi, e oggi non c'è certezza della pena. Nel momento in cui tu stoppi la prescrizione quando inizia il processo, il delinquente che sa che contro di lui ci sono prove schiaccianti, anziché beccarsi il miglior avvocato possibile per allungare il brodo, gli dirà: ehi, vai a chiedere il rito abbreviato, così otteniamo lo sconto di pena, e lì così i processi dureranno di meno, tutti quanti noi risparmieremo denari pubblici e ci sarà maggiore certezza della pena. È logico, come è logico oggi, anzi oggi è necessario istituire la figura dell'agente provocatore. L'abbiamo visto che giornalisti l'hanno fatto con questa inchiesta. Noi vogliamo formare forze dell'ordine, poliziotti e carabinieri, e inserirli nella pubblica amministrazione sotto copertura, con il compito di provocare il reato di corruzione. Il carabiniere magari si infiltra, sta 3 mesi lì, si fa conoscere, si fa apprezzare dal politico, il politico non ci pensa mica che sia un carabiniere sotto copertura, poi a un certo punto gli presenta una mazzetta, se il politico se la prende scattano le manette. Così deve funzionare, perché è un cancro da abbattere con durezza. Ah, lo so, figurati, che devi dire, sto bulletto prendo la scossa, però mi fulmino, mi c'ha le lezioni, Martina. Ora cos'è che non sappiamo? Cioè in realtà i comizi che sto facendo non è che valutate il programma, valutate i candidati, verificate quel che dico, ma cos'è che ci manca per riprenderci in mano le nostre vite? Soltanto l'unità, soltanto la necessità di essere un popolo unito, perché non siamo uniti, ci hanno diviso destra, sinistra, nord, sud, perché nella logica loro un popolo diviso è un popolo che si può manovrare maggiormente, un popolo maggiormente ignorante è un popolo maggiormente manipolabile dal sistema mediatico, un popolo che ha fame è un popolo che non si può dedicare la politica, perché si deve dedicare a riempirsi lo stomaco, per cui ci lasciano in semipovertà, non del tutto in miseria, altrimenti ci incazzeremo, no, però in semipovertà, ci vogliono galleggianti tra povertà e miseria, distratti, perché così non ci dedichiamo alla politica, la politica resta un affare soltanto loro, e continuano a utilizzare il potere per ottenere maggiori privilegi
e maggiori guadagni alle spalle nostre. Invece quello che io vi dico, votate quello che vi pare, amen, ma dedicatevi alla vita politica, perché è stata l'assenza, la partecipazione, aver generato certi mostri. Se riuscissimo a partecipare, ad informarci, a credere, a verificare chi c'è nel consiglio di amministrazione di un giornale che pubblica un articolo, chi sono i finanziatori delle campagne elettorali dei politici, forse riusciremo a diventare un popolo finalmente sovrano, libero, che cammina a testate e che rivendica diritti. Lo sto dicendo in tutte le piazze d'Italia, guardate come ci trattano, lo so, a parte come analfabeti della Costituzione, della democrazia, perché neppure ci fanno scrivere un nome e un cognome sulla scheda elettorale, ci fanno soltanto mettere una X. Per loro democrazia è mettere una X una volta ogni 5 anni, e decidono loro tutto quanto chi deve entrare in Parlamento. È incredibile, la chiamano democrazia, e la chiamano democrazia. E io lo dico agli scettici, sta legge l'hanno fatta esclusivamente per andare contro il Movimento 5 Stelle, perché va da solo. Immaginate che livello di truffa politica e democratica sono capaci di fare. Nella loro logica dei partiti politici hanno fatto una legge elettorale fatta per non far vincere nessuno. Perché? Nella loro logica, se non vince nessuno, in realtà vincono tutti quanti tranne il Movimento 5 Stelle. Perché loro sono capaci di mettersi tutti quanti assieme. E ve lo dico, Salvini, che magari è pure in campagna, è venuto a Caserta, mo sprova a rifarsi la virginità, uno che è entrato in politica nel 1993, l'anno prima di Berlusconi, la prima volta che è stato eletto consigliere comunale a Milano Salvini, è una vita che fa politica, oggi dice di voler risolvere quei problemi che anche la Lega ha contribuito a creare. Io stavo al liceo la prima volta che Salvini si è candidato, è stato eletto, stavo al liceo. E credetemi, il prossimo governo, se Dio guardi, non ce lo dovessimo avere noi l'incarico, Luigi, sarà il governo del maxi inciucio, perché è d'accordo già una parte della Lega Maroniana, il Partito Democratico, Forza Italia e pure Liberi Uguali, perché pure D'Alema è d'accordo, perché fanno finta di litigare, ma poi i vitalizi se li prendono, i maxi stipendi se li prendono, gli uomini loro nelle partecipate, negli atti pubblici li piazzano, tanto li paghiamo noi stenti queste partecipate. Lo capite che è questa la logica? Dobbiamo soltanto schierarci, rifiutare questa logica del bonus e delle mancette, rivendicare diritti, perché vi dicevo come fanno, ci tolgono un diritto ogni giorno, però magari lo fanno lentamente e in cambio ci danno un bonus. Questa era una repubblica fondata sui diritti, sul lavoro, cioè fondata sul bonus e sulle mancette o su questo fottutissimo asfalto elettorale. Ci costruiscono una rotatoria 2 settimane prima delle elezioni e poi ci dicono che bravi che siamo stati e abbiamo costruito una rotatoria. Sta diluviando, questo lo sappiamo già. Io vi dico che va rifiutata questa logica delle mance, che insieme dobbiamo rivendicare i diritti, perché la scuola pubblica è un diritto, la sanità pubblica è un diritto, ma i diritti non ci cascano dal cielo come sta pioggia, ce li dobbiamo andare a prendere giorno dopo giorno attraverso l'unità, la sovranità, la vicinanza dei problemi, la compattezza come popolo sovrano, il coraggio di prendere di petto democraticamente il politico di turno e chiedergli conto di quel che ha detto, perché ripeto, siamo noi datori di lavoro dei politici. Sta violendo tanto. Io vi chiedo soltanto di schierarvi, poi votate quello che volete, amici come prima, e vi ringrazio, ringrazio tutte queste persone a casa di Principe che ci hanno messo la faccia, che hanno avuto il coraggio di scendere in piazza nonostante sta pioggia, grazie, perché chi scende in piazza già fa un'attività politica, già si schiera, un attimo. Lascia prendere da un dubbio, il dubbio è rivoluzionario, fatevi prendere dai dubbi pure rispetto a quello che vi dico io, fatevi contaminare positivamente da un dubbio, partecipate alla vita politica, state vicino alla vostra vita, agli ultimi soprattutto, che sono fantasmi in questo paese, non si parla mai degli ultimi, si parla delle alleanze, che succederà dopo, politici, che fine farà Di Battista, che farà dopo, perché nella loro testa è impossibile un parlamentare che avrebbe la poltrona assicurata vederlo in giro per le piazze pure se non è candidato, nella loro logica e strategia sta pensando, non lo capiscono proprio che c'è gente come voi che c'ha voglia di combattere per un'Italia un po' più giusta, un paese fondamentalmente normale. Io vorrei soltanto un paese normale, con un po' di lavoro, un po' di legalità, un po' di pulizia, un'aria decente, cibo decente appunto da mangiare, non rischiare la vita nel respirare l'aria del mangiare un determinato cibo, un paese normale che lo possiamo costruire assieme. Io vi dico di venire magari il 2 a Roma, tutti quanti a Piazza del Popolo, per dare un segnale importante. Che dici? Io ci sarò! Grazie. Veniamo, adesso! Io vi dico che ce la possiamo fare, poi io
io di più non posso fare, un politico normale viene in piazza, anzi ormai vanno dentro un teatro, chiusi, vi pagano una cena, voi li dovete pure ringraziare, tanto la pagano sempre così, ce la paghiamo solo, un attimo su. Lo so, ce la paghiamo sempre noi le cene elettorali che ci offrono e vi dicono se mi votate vi prometto che. Guardate come si comportano, il lavoro è massacrato, il precariato è un disastro, con questi contratti osceni tu non puoi andare in banca a chiedere un mutuo, a chiedere un prestito, mettere su un'impresa o mettere su famiglia perché sti contratti non valgono nulla, però ci danno l'80 euro e magari ce li danno prima delle elezioni e poi ce li tolgono dopo le elezioni, vedete come ci trattano. Però pure noi ci lasciamo trattare in questo modo se continuiamo ad essere divisi e se abbassiamo la testa. Io vi sto dicendo che ce la possiamo fare, dateci un'opportunità, votare non basta. Se pensate di votare il Movimento 5 Stelle e poi incrociare le braccia e dire vediamo questi che fanno, non ci votate proprio, votate De Luca, tanto avete visto quello che fa, l'avete visto il sistema. Noi invece vi stiamo dicendo un'altra cosa, vi stiamo dicendo che da soli non ce la facciamo, che il sistema è incancrenito, che aggredire certe sacche di potere e privilegio sarà dura. Perché si difenderanno, venderanno cara la pelle, utilizzeranno il sistema mediatico che ci bastonerà come ci bastona da 5 anni, perché ci siamo messi di traverso, perché gli abbiamo fatto capire che con il 5 Stelle al governo nessun denaro pubblico, nessun denaro dei cittadini direttamente o indirettamente finirà ai giornali, i giornali si finanzieranno vendendo, se non riusciranno a vendere chiuderanno e cambieranno mestiere come qualsiasi persona. Che dici? Mi ce la sto mettendo tutta, è più grinta ancora, più grinta ancora, come andando nella maniera. Io non so più che dirti, vi ringrazio e basta. Compa, io non so più che ti dico solo che o ci assumiamo le nostre responsabilità e iniziamo a rimboccarci un po' le mani, col paese è morto. Col paese è morto, l'ho girato tutto, ieri stavo a Corleone, prima a Locri, quest'altro giorno stavo da Dittella, un'altra stirpe politica come De Luca, se passano le incariche da padre a figlio, io non ce la faccio più. La politica, un attimo solo, compa, la politica professionista, napolitano che è entrato in Parlamento nel 1953, io vedo politici che mi dicono come intendono risolvere i problemi che hanno creato, vedo Renzi dire che ci può togliere il canone quando ci ha messo in bolletta, vedo personaggi che ci dicono siamo contro la legge Fornero quando l'hanno votata e non ci stanno giornalisti capaci di dirgli scusi, ma lei che dice sta roba, ma cosa cazzo dice che l'ha votata, perché no? Vedo giornalisti che non sono capaci di prendere di petto Berlusconi e chiedergli, non lei ha votato, ha finanziato Cosa Nostra che è palese, ma scusi, dato che i grillini che gli fate i conti in tasca quanto ha speso Di Battista nel 2017 rendicontano, scusi Berlusconi ci può rendicontare i quattrini che ha dato alla mafia, no? Perché sa, vorremmo saperlo, non certo coraggio. Ci sono dovuto andare io ad Arcole sotto casa sua a leggere la sentenza, figurati lo faceva un politico del destra falso sinistra. Come? Riposati un po', che te ne è una cosa. Ci vorrebbe una frittatina e un acquerone. No, Berlinguer no, mi ha detto commentami Berlusconi sta roba. Io dico, io so girare tutto sto paese, vedo le problematiche dei disabili, le problematiche degli anziani, dei pensionati meno, dei giovani, e devo commentare Berlusconi, Renzi, scusi, Grasso ha detto, ma che mi frega, ma che veramente crediamo, un attimo solo, ora ve lo dico, ma noi crediamo veramente che i nemici nostri siano Berlusconi, Renzi, Salvini, sta gente qua, ma figurate, per la scuola che vogliamo fare, vogliamo finanziare esclusivamente le scuole statali. B, vogliamo cancellare la buona scuola a cominciare dalla chiamata diretta perché è la roba più giusta e assoluta. C, vogliamo aumentare i finanziamenti, dato che vi faccio un esempio, ogni anno lo Stato dà alle università italiane 7 miliardi di euro, una cifra ridicola rispetto agli altri paesi, e poi vanno meglio gli studenti, aumentano pure la capacità alle imprese perché si investe più in ricerca, e per farvi capire che soldi ci stanno, ribadisco che quest'anno, mentre lo Stato dà in tutto l'anno a tutte le università italiane 7 miliardi di euro all'anno,
Il governo ha regalato 5 miliardi di euro a Intesa San Paolo, che si è comprata, non essendo, dopo essersi intascata 5 miliardi di euro, due banche venete fatte fallire pure con la complicità della politica veneta, poi dicono al sud i politici veneti, due banche venete che stavano fallendo, anzi le parti buone di Banca Popolare di Vicenza e Banca Veneta. Tra l'altro Intesa San Paolo se le è comprate a un euro entrambe, 50 centesimi cada una. Quindi signora, che vogliamo fare della scuola? Vogliamo aumentare il numero degli insegnanti? Vogliamo fare investimenti in più? Tutte robe che dicono tutti, mi rendo conto che l'hanno dette tutti in questi 30 anni. Però poi io vedo un Parlamento tirare fuori i quattrini per il TAV, tirare fuori i quattrini per i vitalizi, tirare fuori i quattrini per le grandi opere, e non dove servono. Ma perché non lo fanno? La mia idea è che l'idea sia spolpare appunto l'istruzione pubblica, perché un popolo maggiormente ignorante gli fa comodo. Questo è quello che penso io. Io l'ho sempre detto che per me un paese del tutto libero è un paese capace di fare politiche fiscali, valutare e monetarie. Ciò nonostante, fateci governare, fateci andare a Bruxelles senza legami col capitalismo finanziario, fateci andare a trattare certi parametri, certi trattati, cosa che non è stato fatto in questi anni, e poi giudicherete il nostro lavoro. Però un'opportunità ce la meritiamo anche, perché sono tanti anni che non molliamo e perché abbiamo votato tutti quanti, e credo che un'opportunità il movimento se la meriti. Poi, qualora non dovessimo rispettare i patti, ma ve lo diciamo che governare sto paese non è facile, voterete qualcun altro. Però penso che ce la meritiamo, e che se in questo paese il voto fosse libero al 100%, il Movimento 5 Stelle prenderebbe più voti, perché in Sicilia la verità è che senza voto di scambio il Movimento 5 Stelle avrebbe vinto, perché ho visto lì il livello, ho visto persone, e non le sto giustificando, ma così povere da vendersi un voto per 50 euro o per un buono di benzina. E questo sistema che ci ha portato? No, a cosa ci ha portato questo sistema? Ma lo capite che se certi politici sono così squallidi, malvagi, da provare a comprarsi il nostro voto prima delle elezioni, cosa saranno capaci di fare dopo essere stati eletti? Lo sappiamo com'è il meccanismo. E allora cosa ci blocca per cambiare? Cos'è? Abbiamo paura di rischiare. Ma io avrei paura di rischiare rivotando gli stessi che mi hanno messo in questa condizione. Avete paura che 5 Stelle sia una forza politica inesperta, fatta da giovani? Ah, ma a Roma gli esperti ci hanno lasciato 15 miliardi di euro di debiti. Gli esperti hanno massacrato la sanità pubblica in Campania. Gli esperti! La verità è che tanti ci hanno paura di ammettere a loro stessi il fallimento. C'è gente che ha paura di dover ammettere a se stesso. Cazzarola, questi 20 anni non ci ho capito niente e mi sono fatta abbindolare da certi politici. Pure a me è capitato, io ho votato Veltroni una volta, quindi stiamo tutti sulla stessa barca. Io a un certo punto mi sono guardato allo specchio e ho detto: qua se continui non stai sbagliando, stai perseverando, e perseverare è diabolico. Quindi prendi in mano la tua vita, cerca di assumerti le tue responsabilità e dedicati alla vita politica. Io ho fatto questo, ce la faremo, non lo so. Però ogni sera guardo mio figlio e sono fiero di quello che ho fatto, gli accarezzo la testa e gli dico: eppure oggi tuo padre ha fatto il suo dovere, io sto a fare il mio dovere, vi chiedo di farlo pure a voi il vostro dovere, soltanto questo. Poi votate chi volete, però un'occasione di riscatto e di cambiamento questo popolo se lo merita e se la deve pure andare a prendere. Viva Casal di Principe, buonanotte a tutti. Grazie a tutti i ragazzi che avete organizzato, purtroppo ci ha detto male col tempo, ma grazie di cuore, grazie tutta questa gente qua per voi, grazie. Grazie. Siamo finiti. Spegni un attimo, spegni.